Oggi facciamo la griglia. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Come state? Oggi un esempio pratico di costruzione di una griglia da disegno. E allora creeremo la nostra griglia e vedremo come funziona in maniera tale da avere un'implementazione nello svolgimento dei disegni. Magari siete bravissimi a colorare ma non riuscite a prendere le proporzioni? Bene, per aiutare l'occhio ad abituarsi a trasporre sul foglio quello che vede, la griglia è un buon metodo, soprattutto per iniziare. Molti artisti la usano in maniera normale, consueta, per creare le loro opere, e molti mi chiedono: è un barare? No, non è un barare, sicuramente è un esemplificare, un semplificare il lavoro, un renderlo più veloce. E molto spesso, quando il disegno diventa un lavoro, la velocità è una componente essenziale per far sì che il guadagno sia maggiore. Quindi è un metodo, non un escamotage, per creare delle copie affidabili e somiglianti all'originale, pur mantenendo l'autenticità della propria mano. E allora spostiamoci di là e andiamo a vedere la griglia come si fa. Ed ecco l'occorrente per creare la nostra griglia. Allora, una penna permanente. Io ho questa della Staedtler. L'importante è che ci sia scritto permanent per semplificare. È quella con cui si scrive sui CD. Quindi una penna permanente. Un righello e una squadretta e due fogli. Ho un foglio di acetato, io ne ho 2-3 perché voglio fare differenti tipi di griglia. Cominciamo subito. I fogli di acetato li trovate in tutte le cartolerie e sappiate che sono non soltanto facilmente reperibili, ma esistono di diverse dimensioni. Io qui ho una 4, ma vi conviene comprare un formato A3, quindi un formato grande il doppio, perché ricoprirà tutta la casistica dei vostri disegni. Allora, più avanti siete nel disegno, più larghi potrete fare i quadrati che compongono la vostra griglia. Io oggi farò una griglia da 2,5 cm, che è una griglia di dimensioni medie. Allora, su tutti i margini prenderò la misura ogni 2,5 cm, quindi 2,5 cm, 5 cm. E questa parte che è finale, che non arriva ai 2,5 cm, conviene eliminarla. Ok? Perché destabilizzerebbe, quindi alla fine del lavoro eliminatela. Adesso prendiamo i 2,5 cm anche nei margini più stretti. E adesso uniamo i punti che sono l'uno di fronte all'altro. A questo punto elimino le parti che non corrispondevano alle misure di 2,5 cm. E la nostra griglia è pronta per essere utilizzata. Una griglia da 2 cm è una griglia perfetta per fare una riproduzione uno ad uno del soggetto, cioè per riprodurre i soggetti in dimensione reale. Create due di queste griglie, una la ponete sul soggetto da disegnare e una sul foglio bianco. Quindi andate a copiare punto per punto tutti i quadratini e l'immagine si comporrà esattamente come l'originale. Dico che 2,5 è una griglia 1 ad 1 perché tutte le misure smezzate, 2,5, 3,5, 4,5, sono un po' più complesse da rimpicciolire, perché poi diventano numeri con la virgola, e con i millimetri fare poi dei quadrati con la virgola non è sempre agevole. Quindi, se invece volete fare griglie da rimpicciolimento,
o da ingrandimento anche, vi consiglio di fare delle griglie che siano con numeri pari, quindi griglie da 2 cm, 3 cm, 4 cm, e adesso andiamo a fare bene una griglia da rimpicciolimento barra ingrandimento. La prima griglia si fa velocemente, esattamente come abbiamo fatto la precedente, però con quadrati magari da 2 cm. E allora prendiamo a 2, 2, 2, 4, 6. Voilà, e mettiamola da parte, e adesso creiamo una griglia, la faremo da 1 cm e la faremo naturalmente la metà di questa, 14 cm per 10 cm, perché qui abbiamo un 28 cm per 20. Ecco qui la griglia piccola in scala a 1 a 4, vedete, usando questa viene un disegno 4 volte più piccolo dell'originale. Ma se io avessi voluto fare 1 a 4, quindi un quarto dell'originale, quindi metterei la griglia grande sul soggetto originale, la griglia piccola sul mio foglio di carta, e quadratino quadratino occuperei con la stessa porzione che ha il quadratino originale lo stesso quadratino di disegno. Se invece volessimo una griglia che riproducesse a metà, esattamente a metà, un formato che già abbiamo di griglia, cosa dovremmo fare? Dovremmo semplicemente prendere la misura della griglia che abbiamo, ricavandocela dal nostro acetato, quindi non fate l'errore di andare direttamente su A4 senza pensare alla misura che avevate prima. Quindi io voglio fare la metà di questa griglia da 2 cm, quindi divido, mi prendo esattamente lo spazio che ho a disposizione, ok? Dopodiché faccio in modo che i miei 14 quadretti entrino da questo lato, quindi mi prendo la misura che è di 20 cm e faccio 20 diviso 14 quadretti e viene 1,4 cm, quindi meno di 1,5 cm, 1,4 cm, e vado a prendere uno, tac. Verrà leggermente più piccola perché era 1,14 cm,2, e capite bene che non potrò mai arrivare al 2, quindi ho preferito sacrificare quei 0,2 mm per una maggiore proporzione. Per fare in modo invece che il laterale sia esatto, e quindi divido l'altezza per 2, quindi è 28 cm, la faccio diventare 14, 14 da una parte, 14 dall'altra, tiro via la linea e su questo laterale devo far entrare 2, 4, 6, 8, 10 trattini da 1,4, quindi la riduzione è riuscita. In pratica alla fine vi devono venire lo stesso la stessa grandezza di millimetraggio tra la del quadretto, no? Perché sennò non sarebbe più un quadretto, e se avrete fatto bene i calcoli vi verrà fuori il numero giusto. Adesso guardate un po',
abbiamo la griglia che sia esattamente la metà del formato precedente. Non incorrete nell'errore banale, che è quello di fare una griglia da un centimetro se volete la metà di una griglia da 2 centimetri, perché qui non si parla di centimetri lineari ma si parla di centimetri quadrati. Quindi se farete la metà di centimetri vi verrà un quarto del formato iniziale, mentre se vorrete fare la metà del formato iniziale dovrete prendere una misura uguale al formato della griglia che avete, dividerlo a metà e quindi avrete esattamente la superficie che poi dovrete riempire con i quadratini. Quindi prendere il numero dei quadratini e dividere la lunghezza di ogni lato per il numero dei quadratini che occupano. Se avrete diviso in modo giusto, la misura rientrerà perfettamente con il numero dei quadratini da immettere. Quindi seguite questa regola. Ora vediamo come si usano. Voglio riprodurre questo bellissimo anturium, ma lo voglio riprodurre la metà della sua grandezza. Come faccio? Ad occhio. Come faccio? Molto semplice. Allora, prendo la mia griglia da 2 centimetri e l'appoggio sul mio anturium, ok? E conto quanti quadretti occupa. Molto semplice, quindi dall'inizio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadretti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, quindi su un formato quadrato 7x7. Prendo la mia griglia da riporto a metà e prendo il mio foglio, perché uno a uno è semplice, vi disegnate una griglia come questa e la riportate, ma io voglio farvi vedere come rimpicciolirlo. E abbiamo detto che è 7x7, quindi prendo uno spazio pari a 7 quadretti per 7 quadretti, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Questo spazio io lo sto mettendo qua, ma se volessi o se dovessi fare un qualcosa di più ordinato potrei metterlo, anzi facciamolo bene, lo mettiamo proprio in mezzo. Una volta riquadrato il foglio, all'interno di questo quadratino ricaviamoci la griglia che contenga 7 quadrati per 7 quadrati da 1 e 4 centimetri. Quindi cominciamo a suddividere gli spazi. Adesso potete cancellare tutti i margini che non vi interessano e lasciare solo la griglia e prendendo in considerazione solamente i quadratini che vi interessano. Quindi in questo caso, ok, ho poggiato il mio foglio sulla griglia in maniera esatta, o se voglio roteare il disegno posso spostarlo anche, vedete, così, e il disegno viene roteato pur mantenendo la stessa forma, perché la griglia deve essere uno strumento di riporto flessibile, non pedistequo. Quindi se io volessi semplicemente ridurre e roteare la foglia, quindi modificare sostanzialmente il soggetto, potrei semplicemente girare la griglia, contare i quadretti interessati, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, in questo caso dovrei aggiungere un quadretto, e fare il mio disegno. Ma noi lo facciamo dritto, senza complicarci la vita, ma la griglia quindi è uno strumento creativo, per questo vi dico che non sempre la griglia viene usata semplicemente per accorciare il lavoro, viene usata anche per modificare le forme e le proporzioni senza sbagliare quello che vogliamo fare. Dopodiché cominciamo a contare, e quindi 1, 2, 3, 4, facciamo 1, 2, 3, 4, partire il gambo che parte da qua e finisce più o meno qua, quindi il lavoro sarà questo e questo e arriva quasi qua, ok? E adesso continuiamo a costruire tutta la foglia.
e la forma è montata. Ci possono essere poi adesso delle situazioni da risistemare a livello di movimento, ma la proporzione è la stessa, l'inclinazione è la stessa e la forma è la stessa. Però vi ho fatto vedere come da una griglia di 2 cm si può arrivare a un rimpicciolimento del 50%, potevate arrivare al rimpicciolimento di un quarto usando 7 quadretti di questa dimensione, o potevate fare un 1 a 1 riportando la griglia da 2 cm. Per le griglie rimpicciolite, come avete visto, vengono fuori i numeri con la virgola, quindi consiglio sempre di partire da una griglia con un numero tondo, 2, 4, 6 centimetri, e poi rimpicciolire a vostro piacimento. Bene, spero di avervi fatto capire come usare le griglie. Mi raccomando, una cosa importante che non vi ho detto: per una facilità di utilizzo, con lo scotch carta in un quadratino, che di solito è quello che si usa di meno, il marginale, mettete qui la misura della vostra griglia, in modo, anzi mettetela proprio così, con 2 centimetri, ecco, in modo da avere sempre pronto la vostra carpetta con il vostro materiale e sapere quanto sia grande la vostra griglia, 1 centimetro. Bene, questa è la griglia, nulla di più semplice, ma con attenzione. Ci vediamo di là per qualche ulteriore chiacchiera. A dopo. Visto che è semplice, da oggi non avete più scuse per cominciare a disegnare. Da oggi avete il metodo che permette a tutti, usando naturalmente un po' di costanza e un po' di attenzione, di approcciare al mondo del disegno. Create la vostra griglia e provate ad usarla, e poi tra i commenti lasciatemi scritto come vi siete trovati. Se questo video vi è piaciuto, stampatemi un bel pollice in su e condividete il video se volete che Arte per Te cresca e abbia maggiore visibilità, se pensate che questi contenuti siano belli. Io vi mando un grande bacio e vi rimando al prossimo video, sempre qui su Arte per Te, pennello bianco su fondo rosso, l'unico e originale. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, alla prossima volta, ciao!